strumento, qualcosa. Allora, ufficio di presidenza congiunto delle commissioni sesta, cioè finanze e tesoro, al Senato e finanze alla Camera, fatto. L'argomento era l'organizzazione dei lavori di una indagine conoscitiva sull'IRPEF. E quindi la prima cosa da fare era stabilire chi, come Parlamento, quali istituzioni o quali persone come Parlamento volevamo coinvolgere, audire, perché ci dicessero la loro su cosa non va dell'IRPEF. Lista nutritissima. Poi c'era da stabilire come si sarebbero organizzati i lavori, e qui insomma l'ipotesi è di prendere fare due incontri a settimana. Ora mi sembra un po' utopistico, soprattutto fare due incontri a settimana per chiudere i lavori ad aprile. Mi sembra un po' utopistico, considerando che il governo continuerà a bombardarci di decreti. Il prossimo siluro è già in camera di lancio ed è il ristori quinquies. Poi naturalmente fra fine marzo e inizio aprile, se questo governo volesse mantenere le scadenze naturali, dovrebbe arrivare il DEF e poi ogni giorno ha la sua pena, chissà quanti altri decreti dovranno fare per continuare a tappare falle. Per cui, vabbè, però diciamo che... Poi il terzo tema sollevato nell'ufficio di presidenza è stato: sì, vabbè, ma diamo un senso, se non a questa vita, almeno a questa iniziativa parlamentare. E quindi la richiesta di alcuni parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, è stata di fare almeno finta di giungere all'elaborazione di un progetto di riforma, quindi che il prodotto di questa indagine non fosse una semplice collezione di memorie degli auditi più o meno rielaborata dagli uffici, su cui i presidenti mettono la loro firma e dicono: ho fatto l'indagine. Insomma, questo per la loro gloria vana, insomma, ma fosse qualcosa di concreto. Solo che naturalmente qui si sono scontrate due posizioni, perché il presidente Camera era un pochino dubbioso, il presidente Senato invece era abbastanza a sostegno di questo approccio, che però da un punto di vista tecnico, secondo me, banalmente dovrebbe richiedere che, se a progetto di riforma si arriva, ci fosse un relatore, anzi due relatori, anzi quattro relatori, due Camera e due Senato per maggioranza e opposizione, no? Quindi due per due, quattro. E quindi, secondo me, se si volesse veramente fare un progetto in cui il Parlamento si esprime, qualcuno dovrebbe fare il cireneo e prendersi la croce di leggere tutto, di ragionare con gli esperti, eventualmente di ricontattarli, di parlare con le altre parti politiche per trovare delle soluzioni che siano condivisibili un po' da tutti. Ma capite che il tema è estremamente spinoso, perché da una parte c'è un orientamento conservatore che, preso atto della realtà, sostanzialmente è incline a proporre dei sistemi ad
aliquota marginale costante, o comunque sistemi flat, diciamo. Dall'altra c'è un orientamento progressista che, preso atto dell'ideologia, vuole invece un disegno estremamente progressivo delle aliquote, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è, diciamo, è chiaro che il lavoro a questo punto diventerebbe molto complesso. E quindi, secondo me, il fatto che non si sia sollevato, io, diciamo, i problemi non li sollevo quando non li so risolvere, il fatto che non si sia sollevato, sono stato zitto in ufficio di presidenza, il fatto che non si sia sollevato questo problema, può anche darsi che non sia un vero problema, può darsi che me lo ponga solo io, ma secondo me vuol dire che fondamentalmente anche questa iniziativa parlamentare, esattamente come l'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, diventerà, anziché un momento alto, diciamo, del Parlamento, il Parlamento che sente la società civile, le istituzioni, pensa, propone, eccetera, eccetera, diventerà un momento basso, la passerella in cui i presidenti vanno con il loro cestino della spesa, lo riempiono con i biglietti da visita delle istituzioni e degli esperti che coinvolgono, aumentano il loro, peraltro già alto, non hanno certo bisogno di questo, capitale relazionale, fanno qualche lancio sui giornali locali, chi è interessato, uno sì, l'altro no, per far vedere, insomma, che... E poi basta, carta, carta, carta. Voi sapete, Palazzo Giustiniani è quell'immenso palazzo che va da da Via della Dogana Vecchia, dove ha la facciata che è sul retro del Senato, fino al Pantheon. C'è un isolato lunghissimo, questo palazzo è enorme, al piano nobile, dove c'è la sala Zuccari, c'è un'altra sala, la sala Zuccari, molto, molto bella, come sapete, affrescata dallo Zuccari, con il giudizio di Salomone, che è anche, anzi, l'affresco centrale è la regina di Saba che offre i suoi doni a Salomone, se non ricordo male. Salomone perché la giustizia, eccetera, eccetera. Allora, praticamente... dietro una porta inizia una successione di sale interminabili, tipo Versailles, che sono l'archivio storico. Io una volta vi ho anche messo delle foto su Instagram, perché è un posto bellissimo, affascinante. Carte, carte, carte di tutti i tipi, che vanno da i possedimenti demaniali del Senato, quando era appunto del regno e quando i senatori venivano nominati, diciamo, un po' come oggi sostanzialmente, ma con un meccanismo più esplicito, ha ovviamente gli atti parlamentari più significativi, come per esempio l'originale dello Statuto Albertino, a quelli meno significativi. Ecco, in quest'ultima categoria finiranno le 400-500 pagine di memorie raccolte durante questa indagine passerella. Perché, però d'altra parte, guardiamo il lato positivo, perché il Parlamento è pur vero, e qui bisogna anche sempre considerare, diciamo, suggerisco di farlo, io personalmente ci sono diventato senatore, se questo business interessa, insomma, vi dico come ho fatto, in un modo molto semplice, cioè attenendomi a quella regola di saggezza che consiste nel considerare sempre il rovescio della medaglia. Ora, il rovescio della medaglia qual è? È che io ho la netta sensazione che alla fine, diciamo, questa cosa finirà in nulla, però niente è inutile. Intanto, diciamo, sentire persone che se ne intendono è sempre un arricchimento culturale, dà sempre delle idee, dà sempre degli argomenti. Se in 10 anni di dibattito ho parlato praticamente sempre a braccio, dicendo sempre delle cose diverse, e
più o meno sensate, insomma, mediamente abbastanza sensate nel giudizio di molti. Questo non significa che parlo molto, esattamente al contrario, significa che ascolto molto e non c'è nessuno, nessun collega, nessun elettore, nessun avversario politico, nessun funzionario che io non ascolti con attenzione. E poi dopo la memoria fa un suo lavoro, seleziona un pochino lei, ecco come. La memoria sono gli uffici del mio cervello, il deep state. Seleziona lei quello che evidentemente ritiene che possa essere utile e poi queste cose tornano. Quindi sarà molto bello ascoltare la solita sfilza dalla A di Banca d'Italia. Ecco, potrei mettere la Z di Zingales. Ecco, suggerirò di invitare il buon Luigi, così almeno abbiamo tutto l'alfabeto, passando per la B di Banca d'Italia, per la C di Cassazione, eccetera eccetera. Vedrò anche dei vecchi amici, dei colleghi, dei compagni di dottorato, insomma sarà una cosa bellissima. Sotto questo profilo ci sarà sicuramente da imparare. E poi soprattutto come funziona lo sappiamo. Siamo in uno dei periodi più bui della storia repubblicana per quel che attiene al rapporto delle istituzioni. L'indirizzo politico è esercitato da organi che non hanno per Costituzione responsabilità politica e quindi di fatto viviamo in un regime assolutistico di fausta memoria, insomma. Cioè c'è il Re Sole anche se nessuno può, sa chi è e nessuno può nominarlo. E quello è un pezzo della storia. Un altro pezzo della storia è che siamo in una democrazia parlamentare dove il Parlamento subisce una compressione delle sue prerogative mai sperimentata prima, cioè neanche quello che voleva trasformarci in un bivacco di manipoli, diciamo, era riuscito così bene a castrare, scusate il termine, il Parlamento, sterilizzare, mettiamola così, a sterilizzare il Parlamento. Lo prova la lavorazione della legge di bilancio che grida vendetta al cielo e dove naturalmente il ricorso in Cassazione si atterrà all'articolo 0 di qualsiasi carta che abbia mai regolato i rapporti umani. L'articolo 0 è che le regole si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici, quindi lì vedremo ma plasticamente il famoso ha ragione ma dobbiamo fermarlo, che diventerà una ha torto ma non possiamo fermarli, e quindi vediamo appunto. Io massima fiducia in tutte le istituzioni e però anche nelle mie previsioni. Però voglio dire, in questo momento così oggettivamente buio, così oggettivamente, insomma, chi è dentro sente proprio l'oppressione, l'impossibilità di esprimersi. In questo momento così buio, però, stare lì da una parte a piangere non c'ha neanche tanto senso, cioè bene, facciamola questa iniziativa, ascoltiamo i nostri presidenti che con tanto pragmatismo e con spirito costruttivo dicono che saremo ascoltati, che saremo coinvolti, che il governo ci ascolterà. Bene, diciamo, bisogna anche andare a vedere i bluff. Questo è un bluff, noi lo vediamo, faremo il nostro lavoro, ascolteremo, proporremo. Dopodiché, questa mattina, ascoltando una delle poche cose oggettivamente che valga la pena di ascoltare, che è la rassegna stampa che fa Daniele Capezzone, la trovate su Twitter nel suo account Twitter, che si chiama La Verità alle 7. È ovviamente una rassegna che ha anche una esplicita dimensione promozionale, di valorizzazione e di promozione del lavoro fatto da La Verità, però da uno spettro piuttosto ampio da un resoconto ampio di quello che accade anche sugli altri giornali, ecco.
comunque voglio dire che uno si organizzi su una piattaforma teoricamente neutra, acceda per valorizzare il proprio prodotto e il proprio pensiero, dà molto meno fastidio di quando ha la rassegna di Rai 3, che non mi ricordo come si chiama, arriva il giornalista di turno e sul servizio pubblico fa pubblicità per se stesso o per la sua testata, che è un pochino uno standard infausto di quel tipo di rassegna lì. Ecco, oggi per esempio con grande semplicità Capezzone metteva in evidenza il dato che fra, adesso mal contati, insomma fra 8 giorni, oggi cos'è, il 16, 17, ormai sono frastornato, fra una settimana è la vigilia di Natale e ancora non sappiamo che cosa dovremo fare. Ci era stato detto che aperture e chiusure sarebbero state guidate in qualche modo da un algoritmo, da dei parametri oggettivi, che era una richiesta non rifletteva un ingenuo scientismo o un desiderio di essere governati da regole. Di regole ne abbiamo anche troppe, poi siccome ne viene fatto l'uso che ho detto prima, cioè vengono solo applicate ai nemici, forse ne faremo anche a meno. Ma rifletteva un'altra esigenza molto importante, che era quella di consentire agli imprenditori di prevedere, d'accordo, con un minimo di anticipo dove si sarebbe andati a parare. Invece noi abbiamo oggettivamente, continuiamo ad avere oggettivamente un problema sia di trasparenza, sia riferito ai dati, che non vuol dire che non c'è il problema, vuol dire che non ci viene fatto conoscere, non ne abbiamo una rappresentazione corretta, sia al modo in cui essi vengono elaborati dai vari comitati. E questo è molto grave. Siamo sicuri che, se non ci dicono neanche che cosa faremo a Natale, ci faranno dire come noi vorremmo o riterremmo opportuno che fosse l'imposta sul reddito delle persone fisiche? Io sinceramente qualche dubbio ce l'ho. Allora, qua c'è da risolvere il problema. Ti metto lì. Perfetto. Dai, che mi metto sotto le finestre, così almeno. Dopodiché, per quel che riguarda invece l'aula, oggi abbiamo un trovo affascinante questo mistero del comportamento umano, che appena ingrani la marcia indietro si crea un grappolo di persone dietro la macchina. Questo forse ci potrebbe spiegare tante cose, tipo l'entrata nell'euro, non lo so. Comunque, sentite, il ritmo è tutto nella vita, l'intensificazione del ritmo è sempre un elemento determinante della retorica musicale e anche della tutela della carrozzeria. Bene ragazzi, io vi lascio perché l'aula è iniziata da 5 minuti, quindi il segretario ha letto il verbale, adesso andiamo a occuparci del decreto immigrazione, un'altra delle grandi priorità di questo governo in questo momento. Cioè, io cerco di ricordarmi come ho fatto a essere di sinistra e non lo so, non riesco veramente più a immaginarmelo, ma insomma, dato che è una cosa inutile, è meglio non perderci troppo tempo. Grazie.